Stanno entrando in pista qui alla Favorita di Palermo i cavalli partecipanti al premio centrale di questo convegno che ha segnato il ritorno della Favorita. Li vedete uscire dalla scuderia e dirigersi in colonnati verso le tribune purtroppo vuote. Il motivo non è tanto quello che si tratta del centrale quanto che in questo momento tutta Palermo e non solo Palermo commemora due eroi e soprattutto un eroe della nostra storia, Giovanni Falcone, che il 23 maggio del 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta fu vittima di quel tragico attentato sull'autostrada fra l'aeroporto e Palermo che segnò la sua morte. Giovanni Falcone è rimasto naturalmente nel cuore di tutta Palermo oltre che di tutta Italia e oggi appunto siamo alla vigilia del 29esimo anniversario di questa ferita che ancora brucia a tutti i palermitani e tutta la città e l'Ippica che è tornata a vivere in questa città vuole commemorare Giovanni Falcone e sua moglie e la sua scorta perché quella ferita non si è certo rimarginata e il ricordo di Giovanni Falcone è una fiamma sempre viva, viva in tutta la città, tanti murales, tanti episodi lo ricordano continuamente perché Giovanni Falcone è rimasto nel cuore dei palermitani che amano la legalità e non solo, ripeto, palermitani, è un eroe italiano a tutti gli effetti e alla vigilia di quello che fra 12 mesi sarà il 30esimo anniversario di questa tragedia, tutta Palermo e anche l'Ippica che è tornata a vivere a Palermo vuole ricordarlo, un lenzuolo è stato commemorativo, è stato esposto nella torretta della giuria e questa passerella vuole essere in onore di un uomo che ha dato tanto a Palermo, all'Italia e direi in generale alla lotta contro la mafia e che resta vivo, assolutamente vivo, nel cuore di chi lo ha amato, di chi dalle sue azioni ha ricevuto quell'input di legalità di cui abbiamo sempre tanto bisogno. Dopo aver ricordato l'anniversario della tragedia che ci ha portato via Giovanni Falcone il 23 maggio del 1992, 29 anni addietro, una ricorrenza che l'Ippica palermitana ha voluto ricordare con questa passerella e con questo senso di appartenenza ad un magistrato che ha dato tanto ai palermitani ed all'Italia intera. Parliamo adesso di questa quarta corsa, torniamo alla stringente attualità ippico-sportiva, centrale riservato ad indigeni di 4 anni sulla breve distanza, gara davvero molto interessante ad onta del ristretto numero di partenti, saranno in 6 al via. Al numero 1 Besame Mucho Font, sicuramente uno dei più attesi di questa corsa se non il primo favorito guidato da Gaspare Loverde che neanche è l'allenatore, il portacolore della scuderia Mantaro dopo aver infilato una bella serie di vittorie 5 consecutive a Siracusa vincendo anche il percorso esterno da 1-12-9 nelle ultime 3 uscite è incappato in dei nulla di fatto. Alla terz'ultima uscita ha sbagliato in retta d'arrivo mentre cercava di battere e probabilmente vi sarebbe riuscito, almeno questa è la mia impressione, la capofila Blue Moon che poi vinse in 1-11-7, quindi si andò molto forte. Poi è andato a Napoli per il Città di Napoli dove comunque non ha potuto figurare in seconda fila, nono in 14-3 sul doppio chilometro e l'ultima volta è arrivata una rottura in partenza che lo stesso Gaspare Loverde, il cavallo in quell'occasione lo guidava Dario Di Maio, lo stesso Gaspare Loverde non si riesce a spiegare, nei lavori il cavallo è sembrato in ottime condizioni, anche se adesso vedete qualche piccola difesa continua a farlo. Al 2 Bionda de Gleris, salvo cintura, cavallina veloce, molto regolare, che viene da una buona prestazione, un secondo posto in 1-12-9 al suo nuovo record.
veniva da due rotture prolungate, quindi negli ultimi tempi qualche problemino l'ha avuta, va per una piazza e ne ha le possibilità. Altre battate cola, altra allieva di Biagio Loverde, di Gaspare Loverde, affidata ad Alessio Di Chiara, è una cavallina che ama soprattutto il doppio chilometro, l'ultima volta ha davvero impressionato giungendo piazzata in 14,5 sul doppio chilometro, ma aveva dato almeno 20 metri allo stacco, quindi sembrava impossibilitata a intervenire, davvero una grande prestazione, e probabilmente sulla pista palermitana senza i saliscendi, secondo Gaspare, dovrebbe trovarsi anche bene. Al 4 Ben Leone, che è la rivelazione dell'ultimo periodo dell'attività di Siracusa, due vittorie consecutive sempre con Massimo Zanca, 1-12-7 ed 1-12-9, grande partitrice, sicuramente sale di categoria, però lo fa legittimamente sulla base di queste due affermazioni che comunque la devono far considerare almeno in grado di provarci. Al 5 Black Block Alor, Andrea Buzzitta, cavallo che è tornato qua in Sicilia, rottura prolungata il 22 aprile a Siracusa, in precedente aveva corso soprattutto a Roma, però ottenendo davvero poco, sembra l'outsider della corsa. E infine al 6 una novità, quella di Blu di Girifalco, Luciano Messineo, è un'ottima cavalla che non corre però già da un po' di tempo, dal 17 gennaio quando vinse a Milano in 1.14.7, è una cavalla che ha frequentato anche i grandi premi, soprattutto i figli, due quarti posti nell'Anac da due anni e nell'Etruria più recentemente, insomma è una cavalla che può davvero dire la sua, questa cavalla che adesso viene allenata da Luciano Messina. I cavalli si avviano in partenza. Ma tutto è pronto, breve pausa ed andiamo con la cronaca di questa quarta corsa. Quarta corsa del centrale, si tratta di un miglio che vede come più attesi il numero 1, si tratta di Besame Lucio Fonte, il numero 6 Blu di Girifalco all'esordio in Sicilia, gara dunque molto interessante con comprimari da non sottovalutare. I cavalli hanno preso posto dietro la macchina, allenamento direi che è davvero perfetto, e adesso andiamo allo stacco che è sempre un momento importante. Stacco della macchina, si va. Dunque dall'esterno prova a sfondare Blu di Girifalco, al suo interno prova a tener botta Black Block Alor, che però evidentemente non è che abbia intenzione più di tanto di far pesare la partenza a Blu di Girifalco, addirittura 13,2 il lancio sul mio cronometro per Blu di Girifalco, che dunque ha preso il comando delle operazioni, la vedete adesso inquadrata in primo piano, Black Block Alor in seconda posizione, poi abbiamo il 4 di Belen Leone ed il 2 di Bionda De Gledis, con Besame Lucio Fonte che prende la via esterna e si sta profilando il duello che tutti attendevamo sulla carta, con Besame Lucio Fonte che va deciso sul capofila, 44 scarsi i primi 600 metri, con Besame Lucio Fonte che però si molla di galoppo, prova a riprendere al volo Gaspare Loverde, ci riesce, ma è chiaro che la situazione comincia a diventare abbastanza difficile per il cavallo di Gaspare Loverde, meno di un minuto per i primi 800 metri, quindi ha potuto un po' graduare Luciano Messineo dopo la sparata iniziale. Adesso ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro che viene raggiunto in 1.14 scarsi dal capofila Blu di Girifalco, però messo sotto pressione da Besame Lucio Fonte che nonostante l'errore non molla Besame Lucio, e passa su Blu di Girifalco che sembra accusare la fatica. Per linee esterne Belen Leone in terza ruota, arriva anche Bata De Cola, Besame Lucio Fonte percorre al comando l'ultima curva, deve essere però comandato a fondo da Gaspare Loverde, il cavallo ha già accusato un breve errore, qualche problemino l'ha avuto ma è ancora al comando, ci prova all'esterno un Bata De Cola che si sapeva poteva fare una grande prestazione, cavalli che sono sul traguardo, Besame Lucio Fonte secondo, Bata De Cola e terzo probabilmente di spunto ancora
Black Block Alor, ma questo dobbiamo andarlo a rivedere. 1.58.6 sul mio cronometro. La giuria, prima di convalidare l'ordine di arrivo, si riserva di disamare il filmato della corsa. La giuria nel frattempo ha esposto il giallo, per così dire, si riserva di visionare il filmato prima di convalidare l'ordine d'arrivo. Sul traguardo dovrebbe, vediamo se la regia continua a farci vedere questo replay che si è interrotto. Sul traguardo non ci sono problemi sulla vittoria di Besame Mucho Font, così come sul secondo posto di Bata de Cola, mentre per il terzo ci sarebbe da rivedere con più attenzione le battute conclusive. A me dal vivo è sembrato che sia stato Black Block Alor con Andrea Buzzitta a occupare l'ultimo gradino del podio, ma è chiaro che su questo e sull'ordine d'arrivo in generale bisogna attendere il verdetto della giuria, che, lo ripeto, ha esposto il giallo, ovvero si è riservata di rivedere il filmato prima di convalidare l'ordine d'arrivo. Non ci dovrebbero essere dubbi però su Besame Mucho Font, c'è quel breve errore e non sappiamo quale sia il motivo che ha indotto la giuria a esporre questo giallo. Besame Mucho Font, se sarà considerato valido il suo percorso, ha vinto molto bene con i colori della scuderia Mantaro, ma ripeto, tutto è sub iudice, quindi bisogna avere la pazienza di attendere il verdetto della giuria.